Il Consiglio regionale ha approvato oggi la proroga del piano sociale, una notizia che sembrerebbe positiva per la nostra regione ma che merita almeno due sottolineature di tipo politico. La prima è la proroga del piano sociale 2016-2018 con valenza triennale approvata dal centro-sinistra e fortemente avversata nel 2016. Tutto quello che hanno detto nei confronti degli assessori Sclocco, Paolucci e del centro-sinistra oggi viene invece prorogata da una maggioranza che è totalmente differente di centrodestra. E la seconda sottolineatura riguarda il periodo che viviamo, una proroga che non è soltanto per un anno ma è fino alla nuova stesura del piano sociale, che riguarda un periodo che però è totalmente diverso rispetto a quello del 2016 e del 2018. Parliamo di un mondo che è totalmente cambiato, in cui la pandemia ha reso più deboli alcune persone, alcune fette di questa società, un piano sociale che riguarderà il 25% della popolazione abruzzese, che è totalmente copiata ad un periodo che è oggi profondamente diverso, in cui il distanziamento sociale non è soltanto un fatto fisico, ma è anche un fatto di egoismo sociale nei confronti di queste persone. Eppure nel 2019 c'era stata una delibera che insediava una cabina di regia che avrebbe dovuto permettere, con la massima partecipazione possibile anche delle associazioni che si occupano di sociale, la nuova stesura di questo piano. Passa il nuovo piano, ma questo piano è quello precedente del centro-sinistra, che è stato profondamente avversato.